Buongiorno a tutti. Sì, sono Stefano Bargiacchi, prof. Ste. Oggi è venerdì 24, scusate, giovedì 24 settembre. Io sono appena arrivato a Roma e sono con in aereo, ma volevo approfittarne per fare appunto una speciale videoanalisi, dato che sono successe cose estremamente interessanti. Andiamo a vedere. Come ricorderete, abbiamo le due righe sul Nasdaq che erano state tracciate sui massimi minimi, adesso le ho lasciate solo sui minimi, questa qui in particolare, della settimana non scorsa, ma della settimana precedente. Andiamo a vedere infatti il grafico settimanale e vedete come la linea azzurra sia stata lasciata appunto sul grafico e sul minimo della settimana precedente. Quella rossa invece è il minimo della settimana scorsa, quella che conta, ovviamente siamo concentrati sui minimi dato il mercato, per l'eventuale cambio di ambiente di questa settimana. Come vedete la barra di questa settimana è, sono le 7.48, ancora dentro, anche se di poco, ai minimi appunto di settimana scorsa, ma ha rotto quelli della settimana precedente. Andiamo a vederlo sul daily perché è molto importante. Vedete, ieri c'è stata proprio questa discesa, che ha portato la barra giornaliera a chiudersi sotto la linea blu, appunto i minimi di 2 settimane fa, che per tutto il periodo erano stati presi come riferimento importante. Quindi prima notizia. Tuttavia, i minimi della settimana scorsa sono ancora, anche se testati più volte, intatti, nel senso che non è ancora stata confermata la rottura degli stessi. Questo è il tema su cui tra oggi e domani, oggi giovedì e domani venerdì, dovremo concentrarci. C'è un'altra cosa che volevo farvi vedere per quanto riguarda i mercati europei, perché chiaramente sull'S&P 500 la situazione è del tutto analoga, lascio a voi, avrete già fatto il compito di tracciare le linee sui minimi settimanali, ma prima volevo parlarvi di Invest in Roma perché appunto sono appena arrivato a Roma per la giornata di domani venerdì, dove potremo finalmente rivederci se avete la possibilità di essere con noi fisicamente, oppure di stare online e seguirci grazie alle dirette che andranno avanti per tutto il giorno della sala streaming. In particolare nella sala streaming ci sarò io come regista e moderatore, quindi sarete insieme a me per tutto il giorno, con tantissimi relatori che si susseguiranno e che, ripeto, potrete seguire insieme a me. Però voi potrete farlo sia fisicamente, se avete modo e maniera di essere a Roma, oppure online in streaming. Quindi sicuramente un appuntamento molto molto interessante e anche un piacere finalmente potervi rivedere, rincontrare e rincontrare anche i tanti relatori che saranno a Roma con me e poi soprattutto però, come sempre, di avere questo momento per poterci salutare. Se non potete venire, ripeto, c'è la possibilità di seguire tutto online, quindi niente di meglio, in un modo o nell'altro saremo insieme per tutto il giorno domani. Dicevo dell'Europa perché, anche qui già segnalato più volte, attenzione, l'IBEX ha rotto al ribasso, ricordate che i massimi e minimi di giugno erano i riferimenti, corretti con le false rotture, quindi sull'IBEX i minimi da tenere presenti erano questi, e vedete che c'è stata una rottura, l'abbiamo già detto, al ribasso dell'IBEX di questi importantissimi minimi. Poi un proseguimento, perché vedete che le barre sono di accettazione o quasi addirittura di proseguimento della rottura, che quindi sull'IBEX è confermata al ribasso, ma gli altri indici sono ancora lontani dai minimi di giugno. Vedete, ad esempio, sul DAX è molto chiaro, c'è stata una discesa molto marcata delle barre di accettazione questa mattina e adesso siamo in preapertura mercati europei, tra poco ne parleremo a market briefing. Siamo addirittura sotto i minimi di questa lunga barra discendente, ma ancora dentro, ripeto, i minimi di giugno, che sono il livello da tenere presente, cosa che avviene anche per il nostro FIB. Ecco qua i minimi di giugno, che vedete sono ancora e comunque lontani. Questo significa che l'Europa, a parte l'IBEX, è ancora in un momento di lateralità, un ambiente di trading non direzionale, però c'è una divergenza importante perché appunto l'IBEX ha già rotto al ribasso quell'area. Quindi bisognerà vedere chi ha ragione, se l'IBEX trascinerà verso il basso tutti gli indici, compreso vedete l'Eurostoxx che ancora i minimi di giugno sono qui dentro gli stessi, oppure Comandante, signore e signori, se benvenuti a ci Roma. sarà Vi un invito recupero gentilmente a rimanere ancora della seduti, siamo in attesa.
registrato in autobus, siamo circa 20 minuti di un po' di avviso, anticipo, è stato sollecitato. Roma. Dicevo, chi ha ragione, Grazie, se di nuovo, l'index buona era già giornata. rotto al ribasso, l'area e la lateralità che ha tenuto impegnati i mercati per tutto per tutta l'estate, ovvero DAX, Eurostoxx, FIB e anche CAC 40, andrei a vedere per sicurezza, perché è importante, come sempre dico, avere una visione dei mercati europei in generale. Avremo comunque modo di parlarne, mi raccomando, vi aspetto a Invest in Roma. Siamo con tantissimi relatori, mi pare 40 o qualcosa di più di 40. Tra l'altro, con me ci sarà anche Giuseppe Lauria per tutto il giorno in sala streaming a darmi una mano nella moderazione e soprattutto con le interviste da fare tra un intervento e l'altro. Insomma, tutto estremamente interessante. Vi aspetto e ci vediamo appunto a Roma domani 25 settembre, venerdì. Ciao a tutti.